E insieme a Lilia Marcucci abbiamo avuto in mano la Dacia Duster, l'abbiamo guidata, l'abbiamo provata e vi presentiamo in questo servizio le nostre impressioni di guida di questo SUV della casa rumena controllata dal gruppo Renault. Insieme alla nostra collaboratrice Lilia Marcucci abbiamo avuto l'occasione di guidare la Dacia Duster, il SUV compatto leader delle vendite della casa rumena controllata da Renault. Possiede un bel vestito, la marcia è comoda, ma si sente che è una vettura low cost, ha puntualizzato Lilia durante la prova. E di fatto non c'è stata nessuna intenzione di nascondere questa caratteristica e da giudicare dei numeri di vendita e della quantità di Duster che si vedono in giro, il management ha avuto ragione. La versione da noi guidata era dotata del motore 1.5 DCI Renault da 110 cavalli di potenza, abbinato al cambio manuale da 6 marce. Il motore offre la potenza massima a 4.000 giri, mentre la coppia massima di 240 Nm viene erogata ad un regime dei 1.700 giri. Il cambio è ben rapportato per il tipo di vettura, un SUV che fa sul serio, e la prima marcia è molto corta per rispondere alle esigenze di una partenza in forte pendenza o su sfondo irregolare e scivoloso, mentre le altre marce offrono un'ampia gamma di utilizzo, evitando lo stress di azionare il cambio ad ogni momento. L'elevata altezza da terra permette di affrontare superfici irregolari senza particolari preoccupazioni e le sospensioni anteriori, pseudo McPherson della stessa architettura dei modelli Logan e Sandero, rinforzate per l'uso in fuoristrada, e quelle posteriori Multilink sviluppate ad hoc per questo modello a trazione integrale, offrono un'ottima tenuta di strada. Il telaio ed il sottoscocca sono stati dovutamente rinforzati nella zona inferiore, tenendo conto di un vero impiego in fuoristrada come prevede il target della casa controllata dal gruppo Renault. La linea è essenziale, ma allo stesso tempo molto personale, con svalzi molto contenuti sia nell'anteriore che nel posteriore, ottima accessibilità a tutti i posti e interni comodi e capienti, così come il bagagliaio tutto racchiuso in una lunghezza di 4.316 mm e una larghezza di 1.622 mm. Nel posto di guida si vede subito l'essenzialità del progetto, dove non manca nulla, ma tutto è molto spartano e risulta leggermente morbido il servosterzo, in modo particolare quando si devono affrontare certe curve a velocità, diciamo, superiore alle norme di un buon padre di famiglia. Il prodotto è molto valido e sia Lilia che il sottoscritto siamo rimasti molto soddisfatti, anche per il consumo contenuto in 6,50 litri di gasolio nel ciclo urbano, 5,60 litri di gasolio nel ciclo combinato e soltanto 5,30 litri per 100 km nel ciclo extraurbano. Molto buono trattandosi di un integrale. Il prezzo della versione da noi guidata è a partire da 14.400 euro. E così arriviamo alla fine della puntata numero 22 di Moto News. Non ci resta che augurarvi buone vacanze a tutti. Noi ritorneremo nei primi giorni di settembre già con le novità del Salone Internazionale di Parigi, il Mondiale dell'Automobile, che si terrà appunto nel mese di settembre. E sarà al prossimo mese di settembre. Allora, buone vacanze a tutti, state attenti sulle strade, sempre con sicurezza, e sarà a settembre. Arrivederci, grazie.